Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, è apparso in rete un piccolo video in cui viene mostrato il nuovo Attic Track 3.0, diciamo il tracciamento o il tracking del DJI per il nuovo Mavic Air 2. È il primo drone DJI che monta questa tecnologia, la 3.0, che era già stata installata su alcuni device DJI, ma non su un drone. Il Mavic Air 2 è il primo ad averla ed è sicuramente la risposta di DJI allo Skydio 2. Ovviamente sul Mavic Air 2 sarà un pochino più limitata o non verrà sfruttata a pieno, perché comunque il Mavic Air 2 avrà sensori solo anteriori e posteriori, quindi non avendo i sensori a 360 gradi non potrà essere sfruttata a pieno. Ma per quello che si vede da questo piccolo video, la velocità di risposta del Mavic Air nel decidere quale strada è meglio scegliere in base agli ostacoli che trova è davvero interessante, direi ottima, e vista così non ha niente da invidiare a quella dello Skydio 2. Ovviamente per sfruttare appieno e vedere in tutto il suo splendore questo Active Track 3.0 bisognerà attendere il nuovo Mavic Pro, perché lui, avendo i sensori a 360 gradi, potrà sfruttare veramente appieno questo Active Track 3.0. Ma secondo me già qua nel Mavic Air 2 perlomeno si intuisce quanto è veloce nel calcolare che strada è meglio prendere per non andare a sbattere contro ostacoli e continuare a seguire il soggetto che deve tracciare. Quindi ragazzi, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi di questo Active Track 3.0 che verrà montato su DJI Mavic Air 2 e se lo vedete come alternativa reale allo Skydio 2. Quindi ragazzi, partiamo con il video Active Track 3.0 nella nuova app DJI Fly per Mavic Air 2. Face to face I found my pain beneath the lies and broken dreams. Lost the love I had in me. It tore me apart, fade away. I felt so lost, but I held on to what I had. For what it's worth, if you're feeling low, just know that you can, yes you can. There's life in love that you hold. Rise above and let it glow. Yeah.